Allora, siamo con Liliana Allena, presidente Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba. Questa l'avevamo preparata, presidente, perfetto. Allora, la fiera del tartufo di Alba che viene qui ad Asti sembra un controsenso, ma non lo è. La fiera, l'88esima fiera, è a metà dell'opera perché abbiamo chiuso il quarto weekend e ci appropinquiamo a venire a trovare gli amici astigiani perché è nato questo fidanzamento. Negli ultimi periodi si è iniziato a dialogare con amore, questo... con amore, e abbiamo pensato di mettere in sinergia le nostre eccellenze, le nostre capacità, le nostre conoscenze, ma soprattutto quello che è il tartufo bianco d'Alba accompagnato dai grandi vini. Abbiamo il consorzio della Barbera e il consorzio dell'Asti che allieteranno questi piatti preparati dallo chef, ma ci sarà anche il modo di conoscere il tartufo, perché il tartufo è anche cultura, oltre che bontà e magia. L'analisi sensoriale col Centro Nazionale Studi del Tartufo consentirà al visitatore di conoscere un tartufo, i suoi 120 profumi, ma soprattutto apprezzare e avere la qualità certificata. Presidente, senta, però abbiamo sempre detto bisogna fare rete, bisogna fare sistema. Questo è un primo passo, si sta veramente facendo un discorso di questo genere? Sì, perché un conto è dirlo, un conto è farlo. Noi oggi stiamo veramente facendo i fatti, perché i visitatori che arrivano in questo periodo all'88esima fiera sul nostro territorio sono cittadini del mondo, dall'Australia, da Hong Kong, San Francisco, dall'America, dagli amici più vicini della Svizzera, e questi visitatori, con quelle che sono anche le mostre che voi avete, ma questi splendidi palazzi non possono essere non considerati. Quindi abbiamo pensato di unire le forze, ma soprattutto di promuovere un eccellente prodotto che è il tartufo bianco d'Alba insieme ai grandi vini, perché non dimentichiamo, 4 anni fa siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dei paesaggi vitivinicoli.